così stai? Neanche la barba ti stai facendo. Beh, muoviti che mi serve il bagno. Non lo sopporto più. Sta sempre in bagno, sta. È proprio un rimbambito. Io non ho sposato un uomo. Ho sposato una torta con la panna. Mamma, con chi parli? Ce l'ho col pasticcere. Con la torta. Con tuo padre. Il problema è che non andiamo più d'accordo. Non lo sopporto più, più e più. Figlia mia, io non te lo voglio dire, ma io e tuo padre stiamo in crisi. Ecco, te l'ho detto. Mamma, ma che cosa ti ha fatto? Cosa mi ha fatto? Cosa no mi ha fatto? Mai una tenerezza, una parola gentile, ciuc, best, niente. Ah, ma io lo lascio, sì. Tanto adesso le donne sono libere, emancipate, si possono fare una vita nuova. Tu non vedi le donne dello spettacolo che lasciano a uno, poi si mettono con quell'altro, poi lasciano quell'altro e si mettono con quell'altro ancora. Basta, vita nuova, vita! No, mamma, guarda, ma una soluzione c'è. Allora, la mamma di Sabri, una mia amica, è una marriage counselor. Che cosa sono queste porcherie moderne? Io lo so che sei così, non le ho mai fatte e mo' 50 anni devo iniziare a fare queste cose. Ma che cosa hai capito? Una marriage counselor è una consulente matrimoniale. È brava, aiuta un sacco di coppie. È una specie di psicologa della coppia. E tu dici che funziona? Ma mamma, ormai va di moda, a chi non va dalla marriage counselor? Si può anche provare, perché no? Se vuoi ti vado a chiamare la mamma di Sabri, ok? Vabbè. Una mass conscience, va di moda. Anche voi andate alla mass conscience? No! Come siete antichi! Io e mio marito andiamo alla mass conscience. Boh. Hai finito la guarnizione? Ci mettiamo anche dei canditi? E muoviti che dobbiamo andare alla Merslenslengsis. Quella è. Allora mamma, sei andata dalla marriage counselor? Sì. E come al solito tuo padre ha dato spettacolo che parlava sempre lui e parlava. Però hanno detto che tutto viene dalla rabbia e bisogna dar sfogo alla rabbia, sì. E voi cosa farete? Vi prenderete a schiaffi? No, questa è una tecnica americana. Insomma, bisogna attaccare piccoli comportamenti che danno proprio fastidio dell'altro con degli scherzi, con delle piccole dispettucci. E tu che cosa hai pensato di fare? La barba. Tu lo sai che tuo padre è ossessionato dalla barba. Allora guarda un po', eh? Ci ho messo la colla nella schiuma da barba. Mamma, ma tu hai già messo quella colla nella schiuma da barba? Sì. Ma non ti sembrerà un po' pesante? Voglio dire, si arrabbierà. Ma no, la Miss Nexman, quella, ha detto che è giusto fare questo per salvare il matrimonio, perché così almeno si ravviva un po'. Aspetta. Marito, il bagno è libero, ti puoi fare la barba. Maledetto, ti odio, il rasoio elettrico. Ah, ma io gli faccio prendere una scossa, altro che dispettuccio che ha detto la Mercedes di quella là, eh? Lo lascio folgorato lì, a pazzcar. No, guarda, che schifo. Ha 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 ha
comunque, si pronuncia marriage counselor, ignorante!